L'associazione Mastronicasa è stato praticamente colui che è l'ideatore della teoria che studia la fatiscenza muraria, cioè i dissesti, cioè la malattia delle strutture. Ora, in un periodo come questo, dove esiste un grosso pericolo, e in tutta l'Italia di cui ormai ne abbiamo subiti tanti, per le calamità naturali, compresa, forse fra le più importanti, quella del terremoto, è evidente che bisogna creare una cultura molto approfondita su queste teorie, la teoria, lo studio della malattia delle strutture. È inutile che poi non ci lamentiamo che l'Aquila è crollata, che l'Assisi crolla l'edificio, eccetera. Quando succedono perché la struttura era malata e non c'è stato nessun tecnico che è stato mai incaricato per studiare lo stato di consistenza di queste cose. La manutenzione dei nostri edifici, delle nostre chiese, dei nostri monumenti si fanno soltanto dopo i terremoti, e questo perché si prendono i contributi in genere. E quindi io sono venuto e ho visto con moltissimo piacere che qui a Foggia c'è De Biase, che si è fatto questa associazione culturale nel campo della sismico, che è assolutamente lodabile, veramente è una cosa encomiabilissima. È quello che tutta l'Italia dovrebbe fare, e è già tardi a fare queste cose. Dopo è inutile se ci lamentiamo, se il terremoto non c'è, che cosa avrebbe procurato? È più facile andare a vedere che cosa avrebbe procurato in quella zona dove il terremoto non è avvenuto, perché si sa, perché qualunque tecnico preparato in questo campo ti sa dire esattamente che cosa sarebbe successo con un terremoto. Questo si può fare. È vero quando si dice che il nostro paese è complessivamente a rischio dal punto di vista strutturale? A rischio siamo noi che portiamo le cose a rischio, siamo noi che facciamo le cose, perché non siamo in grado di preparare certe cose, non siamo in grado di studiare certe cose, perché non portiamo i nostri tecnici nelle condizioni di doverci assicurare questa, la garanzia. Una struttura è qualcosa di vivente malato. È assolutamente necessario che i tecnici facciano il medico della struttura. Questo è il problema.